Slitta ancora la graduatoria della linea B del bando Fare Centro, che stanzia ben 12 milioni di euro per sostenere il rientro delle attività produttive nel centro storico dell'Aquila e negli altri comuni del cratere sismico. La graduatoria sarà pronta entro la seconda metà di febbraio. A rivelarlo è il direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera. Per accelerare l'uscita della linea A, alla fine si è ritardato per la B. La graduatoria definitiva, intanto, per la linea A uscirà la prossima settimana, assicura Rivera, perché si stanno caricando tutti i dati nel sistema. A questa linea, lo ricordiamo, sono interessate le attività rientrate o riavviate presenti alla data del 6 aprile del 2009 all'Aquila. 235 in totale sono state le domande pervenute, 150 quelle idonee, 4 le idonee con riserva, 34 le escluse, 44 respinte totalmente. Oltre ai professionisti, per i quali ci sono state anche delle polemiche in città, la maggior parte delle domande riguarda bar e ristorazione, commercio al dettaglio o servizi. La linea B invece, quella che uscirà a questo punto a metà febbraio, è destinata agli operatori che hanno avviato o intendono avviare un'attività ex novo dopo il terremoto. Come è noto, dice Rivera, ci sono stati anche dei ricorsi per la linea uscita, per i quali è stato chiesto il parere dell'avvocatura, ma l'operato della commissione è risultato corretto e non ci sono dubbi, dice il direttore generale. Sono 5, infine, coloro che pur risultando beneficiari della linea A hanno perso il diritto al contributo, non avendo inviato l'accettazione entro i previsti 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.